Ciao Wolfini e bentornati nel Long Wolf 92 Channel. Siamo tornati con un nuovo video. Ragazzi, ci sono stati molti cambiamenti in queste poche ore da quando abbiamo fatto l'ultimo streaming. Vedete che cosa è successo? Allora, la Food Champion hanno cambiato un pochino di regole, che sono veramente migliorate, forse hanno ascoltato gli utenti finalmente. Come possiamo leggere, comunque come sto leggendo anche io qui perché me li sono segnati anche le cose, e adesso l'hanno prolungata, quindi non sarà più solo sabato e domenica, ma sarà venerdì, sabato e domenica, quindi avremo 3 giorni per giocare 40 partite invece che 2 giorni. Questa cosa, ragazzi, è veramente fondamentale, perché magari te ne fai 10 partite un giorno e poi te ne rimangono 30 da spalmare in 2 giorni, comunque, quindi non è male. Almeno poi ognuno poi decide, insomma, come farla. Oltre a questo, hanno cambiato anche che se ti piazzi in Gold 3 alla fine della Weekend League, se già almeno in Gold 3, quindi da Gold 3 in su, Gold 2, Gold 1, fuori classe e via, sei già qualificato per la Weekend League successiva, della settimana dopo. Quindi questa cosa ti permette comunque di non fare i tornei settimanali, comunque quelli giornalieri, per qualificarti alla Weekend League del weekend. Quindi, diciamo, risparmiamo un po' di tempo. E oltre a questo hanno fatto anche uscire, insomma, i premi che ci dovrebbero essere, cioè i premi mensili, no? Che però non daranno adesso, dato che è finito ottobre, ma li daranno alla fine di novembre. Da quanto pare, chi è comunque nelle classi, cioè entro fuori classe 2, mi sembra, o fuori classe, no, entro fuori classe 3, da quanto possiamo vedere dall'immagine, daranno tipo questi pacchetti: Elite Champion Kit, Gold Champion Kit più Premium Champion Pack, cioè 11 gold, cioè 11 giocatori oro del Team of the Week in forma, quindi if. Mentre se si è andati da Gold 1 a Gold 3, semplicemente un pack Gold Champion Kit più un Gold Champion Pack con 3 giocatori del Team of the Week in forma. E mentre Silver, poi un Silver Team of the Week in forma, se arrivate comunque in Silver, e in bronzo un bronzo Team of the Week in forma. Quindi diciamo che non è... per chi va da Gold in su comunque è buono, da Silver in giù è un po' inutile secondo me, perché sono giocatori un po' senza senso. Quindi ragazzi, comunque hanno fatto questo aggiornamento che secondo me è importante. C'è da dire che i top 100, ragazzi, vincono dei premi clamorosi, non ve ne ho parlati perché è veramente difficile stare nei top 100. Però top 100 è Top 100 Champions Kit, Elite Champions Kit, Gold Champions Kit, come vedete dall'immagine, più Ultimate Champions Pack, cioè 44 Gold Team of the Week in forma. Cioè, quindi sono abbastanza, ragazzi, sono bei premi veramente. E niente, quindi adesso da domani inizierà la Weekend League, perché oggi è giovedì, quindi faremo venerdì, sabato e domenica. E oltre a questo, ovviamente, abbiamo anche il vantaggio di, se arriviamo minimo in Gold 3, di essere già qualificati per la settimana dopo, senza che ci stiamo a ammazzare per fare le formazioni per quelli giornalieri. Per chi invece non riesce ad arrivare in Gold 3, dovrà farsi il torneo giornaliero e basta, cioè non è che poi è così complicato, anzi forse così è meglio, perché leva tutti quelli un pochino più bravi, e quindi quello giornaliero teoricamente dovrebbe essere un pochino più semplice. Però quello che conta è che comunque sono riusciti un pochino ad ascoltare gli utenti, quindi hanno fatto quello che si era chiesto, insomma, di mettere almeno un giorno in più per la Weekend League. Il fatto in realtà del Gold 3 che già ti manda qualificato, secondo me è una cosa in più utile, però potevano anche non metterlo, cioè non mi cambia proprio nulla. E in più questi premi, che però verranno dati a prima della fine di novembre. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo presto con un prossimo video.